fucking right in the pussy. On her. Poseidon. Salve a tutti gente, sono il caso 90, con me c'è Alex Chaos e siamo qui. Siamo qui di nuovo su Smite, torneo Mystical. Attenzione, attenzione, perché io vedo già un piccolo gank da parte di Lupo. Lupetto invade. Guardalo, ma guardalo. Ma in realtà ha invaso Giorgio. Ha invaso Giorgio sul suo, è vero. Attenzione perché qua, attenzione. Attenzione, signori. Attenzione. Mamma mia. I grandi juke, i grandi... No, se ne deve andare Giorgio, se ne deve andare un sacco. Ok. Sta sudando tantissimo. Stava attenzione sudando perché il Lupo si prende l'attacco di cattiveria. Esatto. Mamma mia. Vabbè, attenzione. Benvenuti comunque. Esatto, benvenuti. Allora, prima di partire, ovviamente con tutto il commento, cioè, però è successa sta cosa. Siamo qua. Prima semifinale del torneo Mystical, perché poi ce ne sarà un'altra. E abbiamo Griffin contro il Lupo. Contro il Lupo dei Roma. Lupo ha scelto Anor e ha bannato Artemis e Chang'e, mentre Griffin ha scelto Poseidon e ha bannato Anubis e Bellona. Quindi yes. Si parte così, quindi con Lupo in vantaggio al momento, perché ha un buff, e ha la power potion. Ha la power potion Lupo. Precisamente. Come sta focando l'avversario disperatamente. Esatto. Comunque, Lupo è la prima volta che lo vediamo nel torneo Mystical, perché è stato il secondo classificato del torneo Fatalis e quindi ha avuto l'onore di iniziare dalle semifinali il torneo Mystical. E ricordiamo che questo è il primo incontro che prevede due incontri da un minimo ma sto perdendo! Me la son persa, non mi ha fatto cambiare! Bastardo! Smite di merda! Ma stai scherzando? Comunque, ho più o meno capito cosa è successo. Ascolta, ma non hai capito, io stavo parlando e non riuscivo a parlare perché stavo capendo quello che stava succedendo. Non è possibile. Allora, c'è il Lupo che si è preso già la prima kill. Sì. Ok, aspetta un po', perché su Direct da me mi sta cambiando come vuole lui, quindi io metto Assisted al momento. Sì, devi mettere Assisted, zio. Ti ho detto prima, devo mettere Direct, hai Assisted. Devo mettere Assisted, no, hai ragione tu. E poi ti ho detto, ho ragione io. Rottura di balle. Ecco perché me la son persa, per colpa tua. Comunque, Lupo prima kill contro Jet. Comunque è stato una 2 sul muro e poi final che l'ha praticamente demolito. Stavo semplicemente dicendo che questo incontro è al meglio delle 3, quindi chi ne vince 2 si porta a casa la vittoria. Tutto esatto, qua. E Lupo al momento sta andando verso il buff. Esatto. Sì, stando verso il bar. Mi ha rimesso tutto come era prima, perché io prima mi sono messo bene tutte le impostazioni della schermata e mi ha rimesso tutto come voleva. Attenzione, grazie, perché c'è ingaggio, sì, e il Lupo forse non se ne accorge. Forse le vuole rubare. Non lo vede. Vabbè, esagerato. Esagerato, Griffin. E si è ripreso. Allora, Gege voleva probabilmente rubare il buff, ma io avrei tentato direttamente con la final. Perché sì, così avrebbe ucciso il Lupo. Invece l'ha spostato prima di uno, facendogli perdere molto danno. In a ogni parte caso che Griffin, Lupo si riaggiudica il danno. Griffin, non so se se n'è accorto, ma Lupo non è morto, quindi la power potion ce l'ha ancora. Anche se sta per scadere. Per poco, esatto, c'è ancora per poco, ma ce l'aveva. Quindi ce l'ha ancora. Comunque, abbiamo spiegato Poseidon, se non mi sbaglio, perché Giorgio l'ha già usato. Sì, l'ha già usato e ha nulla su Smite dalla A alla Z, quindi sì. C'è però tutto. Per chi non l'avesse visto male, andatevelo a vedere. Anur è molto semplice, una DC che con la 1 evoca un pilastro che è circondato dalla sabbia. Questo pilastro funge sia da body block per i due god, sia la sabbia rallenta il nemico e aumenta il danno che subisce. La 2 si chiama Impale, è una lancia lanciata con molta forza che fa un knockback all'avversario. Se l'avversario tocca una parete o comunque un ostacolo, viene anche stannato. Esatto. E infine Anur ha un salto, che avrete visto sicuramente, che se colpisce l'avversario gli fa un leggero knockback, lo fa saltare. E
come final, Anur presenta, non mi ricordo come si chiama, Fury of the Desert, mi pare. Desert Fury? Desert una Fury. Cosa del genere. Che lancia, non mi ricordo quante lance, comunque un paio di lance che coprono un range no, maggiore sette, dell'attacco base. Sette, no, 8, c'è scritto 8 lance che coprono un range molto maggiore dell'attacco base, penetrano gli ostacoli e semplicemente fanno danno a tutti i nemici che incontrano. Esatto. Intanto il lupo ormai è padrone della jungle. Sì. Lupo altro buff, buff della potenza, attack la power. Potenza. E vediamo un po' queste build, dai. Jeje è andato di Warlock, pensavo stesse andando di Gem of Isolation, invece no, è andato di Warlock, quindi sta puntando sulla vita. E invece il lupo è andato sulle Devourer's Gauntlet, quindi ogni stack aumenta lifesteal e physical power sino a 75 stack. E poi sta andando di boots, quindi il lupo è già in vantaggio per quanto riguarda i soldi, ha tipo 1000 gold in più, più o meno 800, sì, circa. Circa 800 gold in più. Non è male, il lupo sta andando bene. Forse vuole, non lo so, vuole farsi valere dopo la finale che ha disputato. Vuole riscattarsi. Si vuole riscattare. Sto per dire una cosa che probabilmente si avvererà. Non vedo un oggetto importantissimo contro Poseidon che è la Aegis. Esatto, invece Jeje si è già preso il Purification. Probabilmente dopo che è stato stannato nell'ingaggio di prima, probabilmente non vuole più. Non vuole più che succeda. Quindi si è preso. E fa bene. Attenzione. Se si fosse presa la Gem of Isolation, probabilmente non l'ha fatto perché non vuole fare il bastardo. Ha visto che si è preso Anur, che comunque sia è un god normale in 1-1. Quindi non si è preso un god bastardissimo. E allora non vuole fare il bastardo neanche Jed. Ha fatto sono bene. Due god molto forti, ma non OP in 1-1. Esatto. Scusatemi perché ho un pochettino di raffreddore. Evviva, ma non fa niente. Il bello della diretta, il bello della diretta. Intanto, visto che posso, guardo, me ne ero dimenticato, guardo le skill che si stanno potenziando. Lupo, giustamente, mamma mia. Non gli ha fatto danno. Kraken in bocca, però non gli ha fatto quasi niente. Vabbè, sai perché? Perché ha il Warlock ancora. Warlock non dà praticamente niente. Ma probabilmente aveva anche il Ted semivuoto. Si è un po' spaventato forse, Jeje, non lo so. Mi ha dato questa impressione. Non lo so perché. Ok che non ha fatto danno, però è perché comunque sia il Warlock. Solitamente iniziando di Warlock danni non ne fai all'inizio, ne fai dopo. Sì, sì, ti dà principalmente sustain per quanto riguarda gli HP. Io per quanto riguarda le 1v1 vado solitamente con i curatori. Cioè l'Afrodite. Utilizzo sempre Warlock all'inizio. Parto sempre di quello e danni non ne fai niente inizialmente. Nemmeno il lupo si è fatto di nuovo il buff del Attack Power. Ormai quei buff sono suoi. Quei buff sono suoi, è inutile. Stavo dicendo, due per quanto riguarda il lupo è giusto. Scelta giusta perché pulisce e fa danno. È l'unica cosa che devi portare avanti su Anu per primo. Mentre Jeje ha scelto la 3. Scelta che può essere discussa in realtà perché anche la 1 non sarebbe. Mi sono spaventato sinceramente. Ah ok, io sono più indietro, mi sa. Io sono più indietro. Sei leggermente più indietro. Perché ho visto quel pilastro e la 2 molto cattiva. Sono 8. E si è spaventato anche Jeje. 8 minuti e 11 ora. Sì, allora metto pausa di qualche secondo perché sono avanti. Hai visto che comunque sia Jeje ha usato il Purification, quindi si è leggermente cagato anche lui. Si è spaventatissimo. Però dai, perlomeno stanno attaccando nessuno che haga. Attenzione, Kraken. Attenzione. Vabbè. Il danno. L'errore di... Allora, ora, no, lupo se ne doveva andare ora. Se ne doveva... Aia! Oh! Grande. Mamma grande. Mia. Grande. Mi è piaciuta sta cosa. Ho stretto il culo. Sì, c'è da stringere il culo. L'errore è stato l'ingaggio mancato di lupo. Perché ha voluto ingaggiare con la 3, sperando di stannare il nemico. Perché come ho detto, se l'avesse preso le avrebbe fatto fare un leggero knockback. E invece così non è stato. Jeje ha schivato e si è ritrovato in balia della ultimate di Poseidon, lupo. Esatto. Semplicemente. Povero, però bella sfida, cioè bella partita, mi sta già piacendo.
signori, che build, delle build fatte bene. Attenzione, anche se al posto della Stone of Gaia mi sarei preso il Runic Shield, però va bene lo stesso. Il Runic Shield si chiamava, quello che hai preso prima sulla lava. Sì, sì. Per esempio. No, non è Runic, aspetta. Ah sì, per, sì, per lupo sì, per lupo. Per lupo è Runic, per Gerge sta bene, sta andando sulla breastplate, quindi va benissimo. Stone of Gaia per lupo non è male, perché comunque sia Magical Protection e tutto è parecchio quella che dà. Però, non so, se n'è andato di altro. Il Runic mi sarebbe piaciuto di più a sto punto. Quindi entrambi ora, se stanno andando di difesa, dovranno andare anche di Penetration. Quindi lupo penso che con quella Light Blade stia andando sull'Executioner, perché deve per forza contrastare quella breastplate. Ottimo, con l'Executioner, se è un Executioner. Mi sto emozionando. Ottimo. Vediamo che Gege non vuole andare a... Gege è indeciso. Infatti non sa che fare. Forse preferisce pulire la lane, però così lascia un buff parecchio importante in 1v1. Lascia al lupo un buff parecchio importante. Più che altro rende Anur molto pericoloso, secondo me. Cavolo, se è pericoloso. Danno, mamma mia, se penetra. Quindi vediamo. Quando pulisce. Giustamente. Lupo ha quasi finito invece... gli stack. Gege più o meno hanno gli stack simili. Sono 67-68, quindi stanno andando. Però Gege deve fare qualcuno in più. 25 secondo in più. Me sarebbero degli oggetti perfetti per entrambi. Vabbè, poi la difesa magica può essere quella, come può essere anche un Bulwark. Se proprio vuoi. Però va benissimo anche la Stone of Gaia. Però manca la Aegis, Lupo. Devi prenderti una Aegis. Esatto. Assolutamente. Anche al 3, cioè da subito, è importantissimo. Contro Poseidon, anche perché sì. L'avversario sta andando full cooldown, stiamo scherzando. Già sta andando full cooldown, non so perché. Penso voglia... non beta, voglia mandarlo in giungla forse, ma... ci sta bestia. Se si prende poi la gem, la vedo molto dura per lupo. Potrebbe fare un Gem of Isolation e poi Ethereal, così ha un sacco di vita, veramente tanto. Però anche Penetration deve andare, sennò continua a non fargli danni. Quindi deve stare attento. Per i meno avvezzi, ricordiamo velocemente, nella build di Poseidon Warlock dà danno e vita, quelli stivali danno attacco e cooldown reduction, mentre quell'armatura, si chiama Breastplate, dà physical defense, mamma mia questa 3 è fastidiosissima, dà physical defense e cooldown reduction. Al momento Poseidon è full cooldown reduction, non può andare più di così. Esatto, se si mettesse un altro oggetto di cooldown andrebbe oltre. Il massimo, se non erro, è... quanto è? 40? Come? Scusa, non ti sentito. È 40 il massimo, se non erro. Sì, 40%. Quindi 25 e 15 sono... sei già al massimo così. Bom! Lupo non prende danno? Non prende danno. Non ha penetration. Non ha penetration, la Stone of Gaia fa il suo lavoro. Esatto. Per il momento. Mentre per la build di Lupo, di Anur, il Devourer, come ha già detto caso, dal livestream, è una percentuale in attacco. I Warrior Tabby danno soltanto attacco e la Stone of Gaia dà difesa magica più rigenerazione di HP. HP è mana anche. HP sì, è una leggera anche di mana. Vediamo, Lupo decide di pulire. Forse pulirà e andrà a fare l'attacco probabilmente. Vediamo se... cioè, o meglio, rigenera il mana nel senso che dà sia HP5 che MP5. Poi come passiva rigenera il 2% della vita massima ogni 5 secondi. Che non è per niente male come oggetto, però avrei preferito altro per depotenziare ancora di più Griffin. Ora vediamo. E infatti vediamo la comparsa della Voidstone. Non della Voidstone, dell'Obsidian Shard. Dell'Obsidian Shard sta... boom. L'ha mandato sotto torre così e bam! Questo continua a non fare molto danno, forse non ha Tide. Perché ha usato prima tutte le abilità e poi ha... ha fatto la final, probabilmente non aveva più Tide dopo aver utilizzato tutte quelle abilità lì in mezzo. Attento, però, Lupo. Lupo deve stare molto attento. Sta andando bene perché sta prendendo lifesteal dai minion. Però qua non va bene. Lontano. Attenzione. Oh! Bella. L'ha mandato via. Giustamente si è evitato la morte qua. Sì, l'ha evitata tantissimo. E probabilmente Lupo ora tornerà in base. Sì, per forza. Ora Griffin ha... no, ok, sta a farsi i minion, però Griffin può andare a prendersi l'attacco finalmente. Il primo attacco per Griffin, ce l'ha fatta. Comunque, come vedete, è una partita equilibrata perché le build sono ben fatte entrambe.
Esatto. E quindi, cioè, i due. E Lupo. I due avversari il random. Lupo è andato di Executioner, grande! Davvero? E grande. Adesso sta andando di critico, minchia. Grande, ok, mi state. Che cosa? Sì, che cosa? Sì, che cosa? Te l'hai preso. La Aegis! La Aegis! Sì. La Aegis! Ce l'ha fatta, grande! Cioè, non so veramente come andrà a finire. Cioè, ora come ora non lo so. Perché se il Lupo fa una kill si butta giù due robe, probabilmente. Sì, praticamente sì. Una partita no, molto interessante. Ci stiamo avvicinando ai 15 minuti. Zio, ricordati che se arriviamo a 20 io urlerò per tutta la stanza. Esatto. C'era questa scommessa. Lo si fa, probabilmente. Se poi il Lupo magari mi delizia con un paio di fatali se ho 10. il danno. Bam! Non ho utilizzato la Aegis, l'ha comprato per niente. Ah! Niente, grande pesante. Però Griffin, grande bel grande, danno. Grande partita. Non so se avete notato la differenza con l'Obsidian Shard, la penetration sì. Ha praticamente demolito le difese di Lupo. L'ha demolito di brutto. Griffin sta andando di sul River. Quello è un no, surriver. Non penso. E dai, ancora stack. Forse si fa il book, potrebbe. Ancora stack, non so. Comunque questa è torre per Griffin. Senza ombra di dubbio. E dovrebbe andare a controllare. Sì, sta andando, ok. Oh, stanno facendo tutto come si deve. Micidiale sta cosa, micidiale. Sembra quasi che, non lo so, siano suggeriti da noi. Sembrano professionisti. Vediamo un po' in cosa si trasforma quell'inizio di Judge, perché ora sono curioso. Niente, ancora Soltrap non si divide in nessuno dei due rami per adesso. No, sì, non ha... ci vogliono molti soldi, ci vogliono per arrivare su, quindi ancora no, niente. Ah, mi piace, grande così ragazzi, bella partita. Sì, sono curioso. Sono anche vicini di livello, non c'è uno tipo 4-6 livelli sopra. Niente, no, proprio, sta continuando così, sta andando bene. Questa è una 1 un po' sprecata, cioè poteva. A parte che non so se Jedi si sta effettivamente buildando il Tide. Perché. Attenzione. Oh, grande Lupo. Ottimo. Grande Lupo. Però il Lupo si dimentica che il suo avversario ha il danno. Qua bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti. Attenzione. Oh, i Jux di Lupo! I Jux di Lupo. No, vabbè. Ha messo il pilastro per sopravvivere. Ha messo il pilastro. Ti è saltato il culo così. È andato di Book of Tooth. È andato di Book of Tooth. Avevi ragione tu. Te l'ho detto, sì. Mentre Lupo rage. Comunque sì, si è parato il culo tantissimo. Era morto lì se non avesse messo il pilastro. Sì. Mi sta venendo caldo, scusate. Ci stiamo emozionando. Sono 0 gradi fuori, ma ci stiamo emozionando. Lupo, attento, il tuo avversario del danno, ti fa il culo. Guarda il danno che si sta beccando. Full cooldown, Lupo. Boom. Che male, ora non può saltare. È andato, peccato. Lupo. Peccato. Gran peccato. Griffin è rimasto. Cioè, è uscito illeso. E qua il Runic Shield gli sarebbe servito un sacco. Cioè, praticamente gli avrebbe tolto il power che gli dà la Warlock. Toglie 50 Magical Power, mi pare, il Runic Shield. 50, gli, sì. Gli toglieva praticamente un. Gli toglieva un oggetto. Aspetta, è ottimo anche perché diminuisce l'attack speed, se non mi sbaglio, quindi. Anche quindi su Poseidon sarebbe andato benissimo ugualmente. Ah, Griffin ovviamente si sta pulendo tutti i buff che vede. Tutti quelli che trova se li pulisce, giustamente. Intanto vediamo Giorgio col viola, che è un buff che aumenta l'attack speed e potenzia il basic attack. Quindi può essere una scelta, anche se personalmente non lo prenderei su Poseidon, avrei optato altro, per ormai per c'era l'attacco. Il buff d'attacco attivo. E guarda Lupo mamma come mia, si mangia la torre. Si mangia la torre. Vabbè. No, è andato. Ho visto quella ballista che seguiva Lupo come. Non so, come un. No, vabbè, ma si sta prendendo le kills. Anche. E beh, hai il Warlock. Quello sì, però per dire anche.
tantissima seconda roba. Difesa, ma seconda difesa fisica per Jedge, che probabilmente si prenderà il Nemian. L'Nemian si prende sicuro. Però questa probabilmente finisce, no? No, decide di andarsene. Purtroppo Poseidon se l'è tankata un po', quindi non beh. Pulisce bene, anzi, non è che non pulisce, non fai gli obiettivi bene quanto la DC. Vediamo un po', mamma mia. Cioè, non è decisa, adesso è in vantaggio Jedge, perché comunque sia di oro, di obiettivi. Però non è ancora decisa, perché secondo me se il lupo se la gioca un pochino, soprattutto adesso che l'avversario non ha l'attacco, potrebbe gestirsela. Aspetta, però Jedge si è appena preso una botta. E non è andato di Nemian ma di Midgardian. Cioè vuole Midgardian. Vuole buttarla a terra. E attenzione ai grandi jukes di Jedge, questo ottima, ottimo impale da parte di lupo. E attenzione, attenzione, fugge. No, è giusto retrocedere. Due livelli, build completo. Sì, è due livelli sotto, quindi no, non può fare particolarmente. Cioè, molto. Io lo dico, attenzione! Il lupo aggherei un po'. 20! 20! 20 minuti! 20 minuti, signori! 20 minuti! 20! 20 di partita! Incredibile, signori! Lupo! E attenzione, boom! Esplode. Però 20 minuti di partita, ci sono arrivati, grandi. E questa è la scommessa, l'ho fatto. Sì, ma Lupetto, l'Aegis scherzo te lo compri a falso per lui. Probabilmente c'era in... No, non c'era in cooldown. Perché no, non ce l'aveva in cooldown, l'ho visto. Male, ora. Ora Griffin è. Questo è un divario. Un divario parecchio grosso per un mago. Per un mago è attaccare il titano da fuori. Praticamente è questo. Sì. Attaccare il titano da fuori e vincerla così. Vediamo un po' però se lupo riesce comunque sia. Se lupo riesce a ucciderselo, probabilmente potrebbe fare un bel comeback. Molto molto, molto almeno bello, una fenice se la potrebbe fare tranquillamente. Allora, se lupo lo uccide, io urlo, perché comunque se sarebbe un comeback micidiale. Vediamo un po'. Tipo che probabilmente si smezza il titano. E anche lupo build completo, dato di Kings. Ovviamente l'ultimo oggetto che mancava dopo quello che si è preso. Boh, sinceramente ottima build. Per quanto mi riguarda, poteva andare diversamente, ma ottima anche così. Sì, sono delle belle build, solo mi piace. Avrei cambiato un item sia da parte di Jedge che da parte di lupo. Ovvero la Stone of Gaia, Runic Shield per Jedge. Grande Aegis. Shield. Vabbè. Signori. Partita per Griffin. Penso proprio. Partita per Griffin. Quindi non voglio parlare troppo presto. No, non parlo troppo presto se dico che il primo incontro se lo giudica Griffin. Ci vedremo sul secondo. Esatto. Ci vede direttamente sul secondo. Diciamo due cosettine sull'endgame. E via. Perché questo grande Jedge ha vinto primo scontro della prima semifinale del torneo Mystical. Quante ne so. E il lupo si è appena preso la Power Potion, però purtroppo è andata così. Si è presa tardi. Vediamo un pochino. 6-1 per Jedge. Buone build, player damage 25.000-11.000 per Jedge, quindi grande danno. Vabbè, con tutte le kill che ha fatto è anche normale. Poi con quella ulti. Allora, sulle build molto belle entrambi, fatte bene tutti e due. Però avrei messo al posto della Stone of Gaia per lupo Runic Shield, e per Jedge al posto della Midgardian avrei messo la Nemian. Così la Nemian toglie tot danno per ogni colpo base che viene dato, lo reflecta sull'avversario. Quindi il lupo praticamente non avrebbe più avuto physical lifesteal, più o meno. Non si sarebbe più potuto curare in l'obiettivo quel modo è quello, infatti, quindi togliere il lifesteal all'avversario. Quindi niente, avrei fatto questi due cambiamenti, per il resto tutto buono, dai. Mi piace. Forse al posto del Book of Tooth avrei messo il Rod of Tautit, ma non so. Vabbè. Sono comunque sia state belle build, anche belle attive anche stavolta. Niente, ottima partita. Ovviamente ci vediamo qua col prossimo scontro per vedere se lupo riesce a darsi un'altra possibilità nella terza partita, o se Griffin si aggiudica la finale, si aggiudica il posto. Esattamente. Quindi ci vediamo presto al prossimo scontro.
A dopo.